Non è raro nel periodo primaverile trovare delle situazioni invernali con la neve che cade fino in pianura, famosissimo il 17 aprile del 1991, dove la neve cade in pianura padana sia in Lombardia ma anche sul Veneto, addirittura biancata ad alcuni centimetri di neve la città di Milano. Andiamo a vedere invece durante la festa della Liberazione quello che accadde proprio nel capoluogo piemontese, Torino, perché nel 1972, del 25 aprile, guardate come un intenso rovescio di neve interessò il capoluogo piemontese, neve che accadde su un po' tutta la pianura piemontese. Appunto, fu una giornata di stampo invernale con temperature che scesero sotto i 3-4 gradi e appunto la neve fece la sua comparsa su molte zone del centro urbano, addirittura proprio sul centro cittadino si misurarono 3 centimetri di neve fresca. Quindi insomma anche fine aprile spesso può fare mostrare il suo volto invernale. Gli ulteriori dettagli li trovate sul nostro sito web alla pagina Clima Ambiente.